Umberto Torelli del Corriere della Sera tiene questa mattina la conferenza Educational Australia sul tema Working Holiday. In collegamento anche due ragazzi dall'Australia che parlano della loro esperienza. Alice? Si chiama Alice. Ciao. Ciao Alice. Allora io sono... Ciao, si sente bene? Io sono qui con i ragazzi del liceo. Vi ho spiegato un po' dell'Australia, come va, cosa funziona, eccetera, eccetera. Non gli ho detto niente di voi, se non che avete fatto il primo step con i Working Holidays. Giusto? Sì, nel 2004. Ok, va bene, ragazzi, parlare. Tu senti col microfono? Sentiamo bene, sentiamo bene. Vai, prima domanda, di solo come ti chiami? Ciao, mi chiamo Sofia e volevo chiedervi, io ho sempre sentito delle voci che in Australia, in casa, vi ritrovate dei ragni grossi quanto la vostra pancia. Allora, è vero, ci sono le ragni, ma le abbiamo trovate anche noi tanti in casa, ma quelli più grandi di solito sono quelli meno pericolosi. Quelli pericolosi invece sono quelli piccolini che si chiamano red back, che hanno un puntino rosso sul corpo. Dove abitiamo? In Australia. Adelaide. Ad Adelaide. Mi manca in Australia. Da quanto tempo vivete lì? Da quanto 9 tempo? 9 anni a luglio. Ok, ciao, mi chiamo Alessandra. Volevo chiedervi cosa vi ha spinto a trasferirvi in Australia? Oh, questo è facile. Siamo venuti nel 2004 con i Working Holiday e abbiamo bene o male vissuto sempre a Sydney, poi da Sydney abbiamo girato bene o male tutta l'Australia e fondamentalmente ci siamo innamorati del cielo stupendo e delle persone, del mare, della natura, di questi spazi assolutamente incontaminati e meravigliosi. E quando poi siamo tornati in Italia dopo il Working Holiday, nonostante avevamo dei bellissimi lavori, famiglia, amici, ma l'Australia era sempre lì nel cuore, allora abbiamo detto proviamoci ad andare. Ci abbiamo messo 2 anni per riuscire a raccogliere tutti i documenti per fare un visto e tornare in maniera più, diciamo, permanente piuttosto che un Working Holiday. Anche perché a Working Holiday non potevamo più farlo, perché lo fai solo una volta nella vita. E quindi dopo 2 anni abbiamo avuto l'ok e nel 2008 siamo partiti.